10 mi piace ragazzi, e fatemi sapere qui sotto in un commento qual è stato il contropiede che vi è piaciuto di più. Ragazzi, sono Erilaz, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui tornati sul canale con una nuova reazione, visto che era tantissimo che non le portavo, perché su YouTube l'altro giorno stavo un po' vedendo e ho visto ragazzi che c'era un video full contropiedi leggendari. Visto che i contropiedi ragazzi sono una cosa che mi gasa un casino, del calcio appunto, ho voluto portarlo. Quindi ragazzi, mi raccomando, per altre reazioni sul calcio o qualcos'altro, comunque 10.000 mi piace. Fatemi sapere nei commenti ragazzi a fine video qual è stato il contropiede più bello. Detto questo, direi di andare dentro subito con il video. Eccolo qua, Lionel Messi parte subito così. Legendary counters attacks. Comunque abbiamo qui il Real Madrid. Il Real Madrid, non ho visto chi ha lanciato. Comunque Benzema, palla dentro per Gareth Bale, che è un cavolo di fulmine. Boateng cerca di contrastarlo, però Ronaldo la mette dentro. Mamma mia ragazzi, da area ad area. Penso l'abbiano fatto in 10 secondi. Poi ci abbiamo Barcellona contro Arsenal. Iniesta per Neymar, che la controlla dentro il pallone per Suarez. Alzata Suarez, mezzo alle gambe di Koscielny, mamma mia. E parte Neymar, alza la testa per Lionel Messi. Messi mette a sedere check. Mamma, il Barça. Questo era il Barça dell'MSN. Devastante. Contro l'Arsenal, sempre Champions League questa. Tanta roba. Qui abbiamo un Tottenham Inter. Ho già capito che gol è questo qui. Abbiamo Crouch che recupera il pallone. Bale. Mamma mia, che cavalcata di Bale ragazzi qui. E che gol che ha fatto. Che poi l'anno dopo l'ha comprato il Real dopo sto gol. Porca miseria, ha fatto due gol simili se non mi sbaglio in questa partita Bale. Tanta roba. E Giulio Cesar può solo guardare. Teoricamente era il 3-3 questo se non mi sbaglio. Qui partita un po' più vecchiotta, abbiamo un Manchester United contro Tottenham, penso sempre. Comunque abbiamo un Ronaldo abbastanza giovane, indemoniato. Beh, dentro il pallone per Rooney. Wayne Rooney, pallonetto che non può farci nulla. Non so che c'era in porta quel tempo con gli Spurs, se non sbaglio, forse gli Spurs, penso di sì. Comunque tanta roba Rooney. Qui invece abbiamo un Tottenham Barcellona, mano contestata. Abbiamo Modric, anzi no, Chelsea Barcellona questo. Questo era Chelsea Barcellona con Torres. Questo è il Nino Torres che mette a sedere Valdés. Guardate qua, pam. Tanta roba. Che figata sti contropiedi ragazzi. Mata, c'era ancora Mata al Chelsea. Milan-Liverpool. Purtroppo sta partita è meglio non ricordarla per noi tifosi del Milan. Però il gol di Crespo è stata tanta roba. Poi è andata a finire, vabbè, sappiamo tutti come però. Qui stiamo parlando di contropiedi. Andiamo avanti. Prossimo qui abbiamo un Cina-Belgio. Mondiali di qualche anno fa, ripartenza di De Bruyne dentro il pallone per il terzino del Belgio e segna Shadli. Chi era quel terzino? Me lo sono perso. Comunque Shadli. Questa è le supplementari se non mi sbaglio, sto gol fatto ai supplementari. Arsenal Liverpool, Walcott, mamma mia Walcott, che carta che era anche su FIFA, era un cazzo di treno Walcott. Alza la testa, dentro il pallone per Arshavin questo? Penso di sì, proprio Andrea Arshavin. E bam sul primo palo, proprio stile FIFA 20. Sul primo palo, spam con il suo mancino. Atletico Madrid Liverpool, Champions League del quest'anno. 1-2 con Morata verso la porta, Morata, bam! Sul primo palo col mancino e va a pregare sotto la Cops, penso. Poi abbiamo un Milan-Sampdoria. Oddio, questo me lo ricordo, questa è l'azione degli 1-2. Questa è l'azione degli 1-2, Seedorf, pam, altro 1-2, Tomasson. In mezzo per Sheva e Sheva da lì non perdona. Sheva da lì non perdonava, ragazzi. Dentro l'area erano tutte di Sheva da lì. Quello era Serginho che ha fatto gli 1-2 ripetuti. Poi Manchester United, quello è Schmeichel in porta. L'altra squadra non la riesco a riconoscere. Giggs. Minchia Giggs, come skinnava Giggs? Come skinnava Giggs, raga? Porca miseria, che veloce. Cross in mezzo. Chi è? Il 10. Il 10 non lo prendo, raga. Non mi ricordo chi fosse il 10 del United da quel tempo. Comunque, qui abbiamo il Real in campionato. Kovacic alza il pallone per Benzema. Cristiano in mezzo. Oh, che gol. Assist di Pepe. E l'ha messa dentro. Chi è? Isco. Bella azione del Real. Devastante. Sampdoria. Marsiglia questo. E questo è il Marsiglia che sta attaccando. Payet dentro il pallone per Valbuena, penso. Chi è quello lì? Penso di sì, forse Valbuena. Altro contropiede. Qua siamo
troppo indietro. Non riesco a riconoscere le squadre. Però vediamolo. Boom. Penso sia un Manchester United anche questo, perché quello mi sembrava Giggs, ma non sono sicuro. Numero 7, PAM! Che contropiede, che contropiede. Qua invece siamo in Francia, con il Marsiglia. Azione molto fatta bene l'azione. Depay alza la testa per Traoré, dovrebbe essere questo. Traoré scalda il portiere, scalda anche il difensore e l'appoggia dentro. Mamma, mamma. Mamma mamma, qualità qui, qualità. Bella Petraore. Poi abbiamo la Juventus, Cuadrado, Ronaldo con lo United ancora. Questo è l'Arsenal, Arsenal Barcellona. Vediamo. Fabregas, il pallone dentro per... Non riesco a riconoscere il giocatore. Sicuramente la mette dietro, vediamo. Bam, arriva Arshavin al rapporto. Ed è ancora lui, vi ho contato per la seconda volta. In questi gol leggendari, questi contropiedi leggendari, Andrei Arshavin e Szczęsny, che era ancora all'Arsenal, esulta come un camoscio. Inter Udinese, Maicon, PAM! Che sborde, vero? Maicon era colui che tirava delle sborde assurde in porta. L'assist comunque era di Pandev. Abbiamo ancora PSG Lione questo. Recupera palla Draxler, Lucas alza la testa, PAM il mancino e William Draxler da lì non perdona, ha fucilato il portiere, SPAM, ottima coordinazione sul secondo palo. Ancora mondiali, Schneider dentro il pallone per Robben, a Robben, che è il difensore tra squadra, la Spagna, mette a sedere Casillas. Ah, questo me lo ricordo sto gol, Casillas in bianco e nero proprio, ci stava perfetta sta... questa cosa in bianco e nero. E Robben saluta gli spagnoli così. Juventus Bayern Monaco. Se non sbaglio, questa è la partita che la Juventus è andata fuori dalla Champions. Però c'è Morata involato verso la porta per Cuadrado. Qua scivola, se non mi sbaglio, per calciare, esatto. Cioè era caduto comunque, però è stato contrastato. Cuadrado la mette dentro. Guardiola. Però mi sa che la Juventus comunque era uscita in quell'occasione. Una squadra rossa contro una squadra giallo-blu. Cos'è? Chievo Liverpool questa? No, non li conosco, sono troppo sgranati i giocatori. Comunque, mamma che azione. Mamma che azione. Ah, qua l'hanno messo tipo in Sud America, qualcosa del genere, se non mi sbaglio. Tacchetto, la mette dentro. Scarico, in mezzo, il portiere pensava calciasse. E gol della merda, tanta roba. Watford, Leicester questo, di qualche anno fa. Cos'è? Non è calcio di rigore? Cos'è? Oddio. Non so se fosse calcio di rigore questo. Ah, oddio, qua la para e ripartono e vanno a fare 2-2, è vero. Me lo ricordo sto gol, me lo ricordo, era tipo agli ultimi minuti. Me lo ricordo, questo è Almunia questo qua in porta, se non mi sbaglio. E il Watford riparte in questo modo, alza la testa, secondo palo, PAM, spone indietro, boom! Mamma mia, Diney, porca puttana, raga. Ciao. Mi sto emozionando, ve lo giuro, gli occhi lucidi, mamma mia. C'ho i brividi, ragazzi, ve lo giuro. A me piacciono troppo sti contropiedi, sti gol. Anzi, era il 3-1 questo. Era il 3-1 che se Leicester segnava, andava sul 2-2. Porca miseria, che contropiedi. E quindi finisce qua, ragazzi, con Ronaldinho. Comunque vi lascio il canale del ragazzo che ha creato questo video ovviamente in descrizione. Vi ricordo, ragazzi, appunto, di dirmi qual è stato il contropiede più bello che avete visto in questa clip. Quindi, ragazzi, questo video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, ragazzi, 10.000 mi piace. Vi ripeto, fatemi sapere il contropiede che vi è piaciuto di più qui sotto nei commenti. Allora, se devo dare un parere personale, quello che mi è piaciuto di più a me è stato l'ultimo, perché comunque c'è anche tutta una storia dietro, nel senso che poi da lì mi sa che il Watford ha vinto qualche campionato, qualche coppa, se non mi sbaglio, perché poi sono entrati tutti in campo i tifosi. Comunque davvero da brividi quel contropiede su una parata di un rigore che poteva andare a parare
pareggiare i conti. Se non mi sbaglio, il Leicester vinceva poi quella partita con, perché era il ritorno di qualche altra competizione. Comunque, detto questo, ragazzi, 10 milioni mi piace. Attiva la pallina, iscrivetevi al canale se non l'ha fatto. Che ragazzi, qui da LZ tutto.